magari pensavo, guarda, parto presto, arrivo presto, ma è proprio strano che non incontro questa roba. Non so che l'orario lavorativo lo dovresti evitare. Quindi mi sa tanto che domani parto un po' più tardi, guarda. 2 hours later. Quindi c'è più la fila a casa. Bene, basta. Io non vengo scapire a sti cazzi. Ma tanto per cambiare fila poi va sbloccato un istante dopo. Mando tutta la fatica. Oltre che rischi di fare un incidente. E invece tutti stanno andando nella corsia di destra. Porca troia, che casino di prima mattina. Guarda che roba. Guarda, guarda. Che schifo sto telepasso, che schifo. Mi faranno passare? Oh, speriamo. Niente, quello lì con la megana è rimasto bloccato, eh. Tutto Bikers Hotel, infatti c'era scritto tipo 50, invece quando sono arrivato qua mi hanno detto 35 e mio padre rompe i maroni al momento sbagliato. Comunque che cazzo stava di? Ho dimenticato. This can't be.
quel posto, è strano che la Guzzi non abbia fatto motodanno qua. Io così guarda. Però ci poteva anche stare. Potesse passare, invece ho fatto una bella stronzata. Passare, devo metterci lì. E allora c'è il parcheggio. Confuso, non l'ho fatto perché sono un pirla. Oh no, non mi chiedo come l'aprilia che non ti fa entrare. Allora, riassumo la giornata. Sono partito da quel posto che non mi ricordo più come manco si chiama, vicino a Venezia. Sono arrivato qua a Breno, sono andato al Passo del Tonale, poi da lì sono andato a Mandello del Lario, una speranza che la Moto Guzzi fosse aperta, invece no. Solo che sto giro, la cazzata l'ho fatta io perché non avevo guardato bene gli orari, che era dalle 15 alle 16, un'ora di apertura, e da lì sono tornato qua, sono fatto la doccia e ora mi gusto la mia cena, una pizza presa al Lidl, sto tè preso dal minibar, questi snack. Alla prossima puntata.